Ciao a tutti, sono Iro, grazie per avermi seguito il mio canale. Oggi vi presento come preparare tamago sando, sandwich con uovo in due modi. Tempo fa avevo fatto una video ricetta di sandwich alla giapponese. Allego il link qui alto destro. Oggi vi presento la preparazione di sandwich con uovo in due modi diversi. Uno, il classico tamago sando con l'insalata di uovo sodo condito con la maionese. È quello che avevo già presentato nel video. Un altro, sempre con l'uovo, facciamo una specie di uovo strapazzato e facciamo un sandwich con pan carré. Per entrambe le ricette uso la maionese. Nella cucina giapponese la maionese va usata spesso. Per esempio, okonomiyaki e takoyaki, come nelle immagini, come la salsa per pinzimoni e le verdure, ma uso della maionese non solo come la salsa per mangiare le patatine fritte. Nella cucina giapponese si usa come condimento per marinare la carne, per rendere la carne morbida. Si può usare anche al posto di olio e burro per soffriggere. Con una piccola aggiunta di maionese nella pastella di pancake diventa veramente soffice. Oggi la metto nell'uovo strapazzato. La maionese mantiene l'uovo soffice anche quando si raffredda. Vi sembra una ricetta interessante? Allora cominciamo a preparare! Prima facciamo le uova sode per il classico tamago sando. Sono le uova appena tirate fuori dal frigo. Sbattendo leggermente le uova sul tagliere, facciamo una piccola crepa sul guscio. Questa volta ne cuocio 5 uova. 3 usiamo per l'insalata di uova e 2 uso per dopo. Poi riempiamo la pentola con l'abbondante acqua per coprire le uova. Adesso facciamo bollire sul fuoco. Accendiamo il fuoco, mettiamo al massimo. Mettiamo il timer per 15 minuti. Dopo qualche minuto comincia a bollire. Continuiamo a far bollire a fuoco alto per un minuto. Dopo un minuto abbassiamo il fuoco al minimo e cuociamo finché il timer non suona. Adesso togliamo le uova dall'acqua. Mettiamo nell'acqua fredda per raffreddare. Ora sgusciamo le uova. Rompiamo il guscio e sgusciamo. Lavorate dentro l'acqua che è più facile da sgusciare. Adesso separiamo il bianco e il rosso di uovo con le mani. Ho tolto 2 uova che voglio usare per dopo. Schiacciamo grossolanamente il tuorlo con una forchetta. Facciamo i pezzi grossi per sentire la consistenza in bocca.
Adesso tagliamo l'albume, sempre grossolanamente, a pezzi grossi. Uniamo il bianco e il rosso in un recipiente. Adesso mettiamo i condimenti. Queste sono uova tenute a parte. Tagliamo a metà con filo dentale. Mettiamo sul pane un'abbondante insalata di uovo. Poi col cucchiaio mettiamo anche agli angoli. Poi mettiamo l'uovo tagliato in centro. Poi copriamo con un'altra fetta di pane. Avvolgiamo con una pellicola e facciamo riposare un attimo. Nel frattempo prepariamo un altro tamago sando. Questo è brodo dashi granulato. Va bene qualsiasi dado granulato. Mescoliamo bene. Rompiamo le uova e sbattiamo bene. Ora friggiamo sulla padella. Facciamo sciogliere il burro a fuoco medio. Oggi uso questa padella quadrata per la frittata giapponese, perché voglio fare la forma quadrata. Va bene la padella rotonda, ma scegliete la taglia piccola. Versiamo tutto il composto di uovo. Subito dopo si cuoce dal bordo. Piano piano girate con delle bacchette.
e fate uova strapazzate. Se vi piace morbido, a questo punto potete togliere dal fuoco. Questa volta faccio la frittata quadrata. Piego a metà con una spatola. Vogliamo mantenere l'uovo soffice, allora evitate di schiacciare fortemente. Adesso spengo il fuoco e lascio riposare un attimo. Metto sul tagliere e taglio a fette. Aggiungo un po' d'acqua e faccio una pasta di senape. Se non vi piace senape, potete anche non mettere. Adesso faccio un'altra versione di tamagosando. Spalmo il senape sul pane. Non troppo, giusto per sentire il suo profumo pungente che fa il contrasto al sapore delicato di uovo. Mettiamo le uova. Poi copriamo con un'altra fetta di pane. Ora tagliamo ai pezzi. Io taglio in questo modo. Tagliate come preferite. Tagliamo un altro tamagosando che abbiamo lasciato riposare. Questo sandwich taglio a metà. できた! Ora assaggio! いただきます! Il tamagosando classico è sempre il mio preferito. Mi ricorda quello che preparava mia madre per picnic ed altri eventi per mangiare all'aria aperta. Assaggio anche questo! L'uovo è soffice, ha il sapore delicato. Vi consiglio di mettere il senape piccante che fa il contrasto al sapore. Gli ingredienti della maionese sono l'uovo, aceto e olio vegetale. La maionese rende la carne morbida e l'uovo soffice perché l'aceto ed olio sciolgono il legame proteico. Fa anche lo stesso effetto per pancake e la pastella leggera e croccante per la frittura. La cucina è la scienza. Scoprite anche voi la magia della maionese. Provate la mia ricetta di tamagosando in due modi. Se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace e iscrivetevi per altre ricette. Ci vediamo alla prossima. Mattane!